Oh, bentornati a Murder Roots. La notizia di oggi la prendiamo da Repubblica.it e ci racconta di un bambino di 4 anni in Gran Bretagna che a San Valentino porta a cena fuori la mamma. La mamma che si era separata da poco e che con suo grande stupore al momento di pagare il conto vede che il bambino tira fuori il sacchetto con i risparmi messi da parte proprio per quella serata. La cameriera che assiste a questa scena si commuove e offre la cena ad entrambi. E quindi la domanda è: quanto volere è potere? E questo non solo, diciamo così, per quanto riguarda le cose pratiche, ma anche, se vogliamo, nei sentimenti. Quanto è importante volere qualcuno, amarlo e andarselo a prendere? Io ti voglio quanto ti voglio e non posso fare a meno di te, di ieri, dei tuoi grandi occhi chiari. Sei ancora quella che eri o no? Ciao soldato. Quanto ti voglio? Questa è la domanda che occorre porsi, secondo me, quando andiamo a corteggiare una persona, o è la stessa domanda che dobbiamo porci quando vogliamo qualcosa, no? E poi ci si trova sempre in quello stato d'animo un po' così, un po' confuso, un po' con l'adrenalina che ci consente di fare tutto, no? Quando va bene e quando va male? Sono dolori. Io ti voglio quanto ti voglio e non me ne importa di ciò che hai fatto, se ci sei stato a letto, tanto il tempo aggiusta tutto. Io ti odio quanto ti odio. Siamo sofferenti nonostante tutte le belle cose, il Theta Healing, tutte le belle minchiate che ci siamo raccontati quest'anno passato. Perché? Perché non poteva andare dritta una volta, poteva andare dritta, una sola, in 40 anni quasi, una volta poteva andare dritta, no, mi devo scrivere la canzone, devo andare al Theta Healing, mi devo mettere l'anima dell'immortale. Vabbè, io sono Cischi, il vostro cantacuore, e questo è Murder Roots, alla prossima strada.